Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wes, come al solito, e bentornati qui in un nuovissimo episodio di FIFA 21 Mobile. Ragazzi, siamo qui per andare a parlare di come fare tantissimi crediti ora come ora su questo gioco, su FIFA 21 Mobile. E come al solito, spolliciate tantissimo, superiamo i 500 mi piace per questa mini scoperta che ho fatto ieri in live, che se non l'avete vista andatela a vedere. E mi raccomando, seguitemi sul mio primo canale AceMind Official trattino basso official, ragazzi, ok? 48.000 iscritti, trovate ogni giorno un video nuovo o una live nuova. Andate perché vi divertirete tantissimo, perché lì carico contenuti che non fanno, che non c'entrano niente con FIFA, ok? Quindi per chi piace vedere altri giochi, andate a trovare il mio canale, trovate anche il link in descrizione. Buona visione. Ok ragazzi, ben ritornati qui sulla schermata del mio computer. Come al solito siamo qui su FIFA 21 Mobile e vi volevo andare a parlare, oltre del, diciamo, del fatto che ho trovato ieri il metodo, un piccolo metodo per fare milioni e milioni e milioni di crediti, anche di altri mini metodi per andare a fare sempre crediti su questo FIFA, ragazzoli. Allora, volevo avvisarvi che comunque ieri in live ho preso il pass da 20€, che conviene davvero tanto perché mi ha dato così tanti punti da permettermi di fare tutti questi crediti. Vi parlo di punti colpi di mercato che mi sono stati veramente tanto tanto utili. Infatti adesso ne ho solamente 180, chissà perché ragazzi, ma tranquilli che vi dirò tutto quanto qui in questo video. Adesso non vedo l'ora di andarmi a prendere altri 1500 FIFA points, che ovviamente aggiunti ai 1000 FIFA points che mi farò nel pass stelle, ragazzi, avrò un totale di 2500 FIFA points che mi permetteranno di prendere tantissime offerte. Perché per chi non lo sa, esiste questo reparto qua, che è il reparto grado VIP. Ragazzi, sono al grado VIP 13, come per l'appunto potete vedere, e ogni volta che aumentate di grado VIP vi danno tante belle gemme. Infatti io appena arriverò a grado VIP 14 avrò 15.000 gemme regalate. Però se voi andate un po' più indietro, scusatemi per la mossa che vedete qua, ma non riesco a farla andare via senza ucciderla, perché non mi va di ucciderla. Se voi tornate un po' indietro potete vedere che con 2500 FIFA points io ho già preso il pacchetto da 10.000 gemme. Dovrei avere il pacchetto da 5.000 gemme? No, l'ho già preso. E non, a quanto pare, ah, c'ho quello da 2500 gemme, ragazzi, che mi costa 500 FIFA points, che ovviamente andrò a prendere perché mi servirà tantissimo per andare a sbloccare Luis Figo 117 di overall gratis. Cioè, oddio, gratis, lo sbloccherò dopo, con il pass da 20€ lo si sblocca gratis, in poche parole, ragazzi. Aggiungiamo solo i 500 FIFA points, che ovviamente sono già inclusi nel pass stesso, quindi veramente tanta 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 roba. Da quello che sto notando, per andare a prendere il prossimo pacchetto di gemme mi dovranno servire 5.000 gemme, ma comunque mi servirà nel grado VIP 15. Quindi la cosa che devo fare è tenermi da parte tutti i FIFA points e aspettare che vanno ad aggiornare di nuovo il pacchetto grado VIP e andare a prendere di nuovo le 10.000 gemme. Altra cosa non c'è da fare. Poi vi stavo dicendo, i punti ovviamente che ho utilizzato, li ho utilizzati tutti quanti nella mia prima lega che ho scelto, ragazzi. La lega che ho scelto è proprio il resto del mondo. Voi direte, come resto del mondo, Ace? Sicuramente voi vi direte, Ace, ma cosa te ne fai di Bergius 111, Batshuayi 110 e Vaklik 109? Niente, ragazzi, esattamente come tutti quanti gli altri giocatori da 3, ovviamente 111, 110, 109, di altre, di qualsiasi lega, perché non mi serve nessuno, lo so. È una cosa veramente brutta, ragazzi, ma veramente brutta, 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 ma... A me né della Premier League, né della Bundesliga, né della Liga, né della Serie A, né della Liga, né del resto del mondo mi servono i giocatori. Cioè non mi serve nessun giocatore, perché io sono stato così tanto sfortunato da non avere nessun giocatore che possa entrare a far parte della mia squadra, perché non mi serve. Quindi alla fine comunque li andrei comunque a vendere. E ho detto, vabbè, dato che comunque li devo andare a vendere, che sia della Liga, che sia della Bundesliga, della Premier League o di qualsiasi Lega, perché tanto io comunque a mastino non ci passo, ho detto, vabbè, allora andiamo sul resto del mondo e ci facciamo i big money di là. Perché ci facciamo i big money di là? Perché non so se
avete notato, innanzitutto io ho già sbloccato Batsuai 110, che ho già venduto, ragazzi. Non ha tantissimo, comunque l'ho venduto. Ma se noi andiamo qua, potete tranquillamente vedere che io sono andato fino in fondo, ragazzi, nel nodo, e sono arrivato ai giocatori colpi mercato resto del mondo, che sono questi giocatori qua, tralasciando quello là con i capelli fuschia. E come per l'appunto potete vedere, io ho trovato sia il 105, sia il 104, sia il 103 e sia il 101. E voi non potete immaginare a quanto io ho venduto questi giocatori. Non potete immaginare a quanto io ho venduto questi giocatori, perché li ho venduti tutti. Ve lo faccio vedere, guardate, tutti quanti venduti, Batsuai compreso, che ho venduto mezz'oretta fa. E siamo, oggi è mattina, ragazzi, quindi nel giorno stesso che voi state vedendo il video. E se noi andiamo nelle mie aste, potete tranquillamente vedere che ho venduto il 101 Kaulker a 18 milioni, il 105 a 19 milioni e 600, il 103 a 17 milioni e 740, il 104 a 18 milioni 1.883 e Batsuai 110 a 10 milioni, ragazzi. L'ho venduto lo stesso a 10 milioni perché secondo me comunque si andrà ad abbassare tantissimo, quindi è solamente roba guadagnata. E ragazzi, ovviamente per quanto riguarda Kimmy già è vabbè, il 105, il 103, il 104 li ho messi tutte e tre ai prezzi consigliati. Potevo anche metterli un po' più alti, ma non ho voluto rischiare. Mentre per quanto riguarda Kaulker, io l'ho messo comunque 18 milioni 500k in meno, ragazzi, del prezzo che stavo sul mercato, e li ho venduti tutti, e sono veramente contentissimo, perché grazie a tutti questi milioni, ragazzi, guardate qua quanto arriviamo, perché ragazzuoli, abbiamo già superato i 100 milioni. Ovviamente qui siamo sui 122 e qua siamo sui 132, perché siamo passati da 42 milioni a 132 milioni in un solo nanosecondo, ragazzi. Una cosa incredibile. Ecco perché questo evento è veramente assurdo, perché ho fatto così tanti crediti in così poco tempo e in una maniera così tanto facile che, porco cane, spostatevi tutti. Poi ovviamente vi voglio andare a parlare anche del riflettore icone, che è un altro punto dove si fanno veramente tanti crediti. Perché? Perché se voi andate a vedere qua, ragazzi, guardate, c'è tipo, tralasciando che se lo fate da sotto, ragazzi, si incomincia già con dove stanno i crediti, con 500k crediti. Poi se andiamo un po' più su abbiamo 1 milione di crediti. Se andiamo ancora un po' più su abbiamo i dove stanno, ecco qua, altri 2 milioni di crediti, e qui abbiamo 3 milioni, e a brevissimo mi prenderò altri 5 milioni, ragazzi. Questo è per chi ovviamente non sta giocando a questo evento, che si sta perdendo veramente troppi crediti, per non parlare dei punti. Io devo fare ancora le SBC, ma le farò un po' più in là, nessun problema. E ovviamente ci possiamo anche sbloccare uno tra ovviamente Rui Costa o Kluivert, ragazzi, però non mi interessa tanto adesso, lo farò in live un po' più avanti quando mi servirà, perché tanto alla fine comunque non è che mi interessa più di tanto. A breve sbloccheremo anche il 105 e poi mi sa che ci sbloccheremo anche il 108, perché dovrebbe essere free to play anche il 108. Questi qui, ragazzi, sono i metodi migliori per fare i crediti ora come ora, ragazzi, oltre a prendere i pass stelle, oltre a giocare alla Division Rivals, ragazzi, perché anche la Division Rivals è davvero tanta roba. Il torneo Weekend League, ovviamente, intendo, è veramente tanta roba. Infatti oggi andrò a giocarci, ragazzi, perché ho 39 punti e devo giocarci il prima possibile, perché vi fate 8 milioni di crediti con 5 euro. Ovviamente poi se non vi prendete, se non shoppate i 5 euro, comunque vi fate, guardate, più di 3 milioni vi fate, con tanti potenziamenti, il 90 assicurato e tante belle cose. Vi fate comunque tanti bei milioncini anche non shoppando, ragazzi. Tanto comunque i punti, questi qua, i biglietti li fate gratis ogni giorno giocando in Versa Attacco, e quindi veramente tanta roba, ragazzuoli. Altri metodi per fare i crediti potrebbe essere, ragazzi, il reparto bonus del Lega, con i punti Lega versus Lega, ma qui dovete comunque, diciamo, utilizzare i punti tantissimo. Infatti, per farvi un esempio, io devo ancora terminare i punti di qua. Infatti devo andare a prendere quest'altro pacchetto qua da 20.000 punti, e poi mi sa che mi manca un altro paio di pacchetti, se non vado errato. Terminerò il potenziamento Intesa, così poi da potermi concentrare su questi bei premi, perché ci sono sia le monete, se volete prendere le monete, oppure
oppure vi prendete i gradi. Io comunque vi prenderò i gradi leggendari perché sono quelli più importanti e servono veramente tanto tanto. Poi ovviamente quando avrò tanti punti prenderò anche i potenziamenti o anche le monete e anche tantissime altre cose. Ok ragazzi, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, spolliciate, superiamo i 500 mi piace. Passate dal mio primo canale ragazzi, AceMind_official, per vedere altri video che sono veramente molto 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 belli. Iscrivetevi, attivate la campanellina. E che dire ragazzi, ci vediamo domani. Fatti bravi, fatti buoni. Ciao ragazzi. Ciao.